La giornalista e l'opinionista si sono rese protagoniste di un forte litigio social riguardante i vaccini anti-Covid sui bambini. Selvaggia Lucarelli continua la sua battaglia contro i Novax e tutti coloro che hanno dubbi sul vaccino anti-Covid. La giornalista e giudice di Ballando con le Stelle stavolta si è scontrata con Carina Cascella, ex opinionista di Uomini e Donne. La 47enne, come al solito, ha affidato i suoi pensieri e i suoi attacchi alle sue stories di Instagram. La risposta della 41enne non si è fatta attendere. Ecco cosa si sono dette le due donne e perché stanno litigando. Le stories Instagram di Selvaggia Lucarelli vertono quasi totalmente su Covid e vaccini. La giornalista sta praticamente conducendo una crociata contro il governo e i suoi disservizi riguardo all'assistenza ai positivi e al tracciamento dei contagi, e contro molte personalità che hanno espresso pubblicamente i loro dubbi riguardo all'efficacia del vaccino. La Lucarelli, stavolta, ha preso di mira Carina Cascella. Quest'ultima, madre della piccola Ginevra, di 11 anni, ha pubblicato delle stories Instagram in cui ha lasciato intendere di non voler vaccinare sua figlia contro il Covid, dicendo di non volerla sottoporre a esperimenti. Io sono pro vaccino, mia figlia ha fatto tutti i vaccini del caso, vaccini però. Non esperimenti, non sono cavie i nostri figli. Tanti ragazzi sono stati costretti e tanti genitori hanno vaccinato i loro ragazzi perché costretti. Tutto questo è vergognoso. Praticamente ci costringono mettendoci in queste condizioni di non scelta, a decidere di vaccinare i nostri figli. I nostri figli, non i loro, con un siero la cui sperimentazione terminerà nel 2024. Questa non è più una democrazia. Parole durissime pronunciate dalla Cascella, condivise ai suoi più di un milione di followers. La Lucarelli, come prevedibile, ha ovviamente reagito a queste affermazioni, ripubblicando le storie sul suo profilo e commentando così, sui bambini e gli effetti del Covid lasciamo parlare chi ha studiato. Gli altri, muti.